Impegno unanime per il rilancio di Fincantieri. Dopo l'appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle istituzioni per la questione degli stabilimenti stabiesi, è stato approvato questa mattina in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la Giunta Campana a concorrere al finanziamento del bacino di costruzione funzionale a garantire la continuità per la costruzione delle navi oggetto delle nuove commesse. Un documento approvato da maggioranza e opposizione, ad astenersi soltanto l'Udeur, che ribadisce l'importanza strategica del cantiere navale di Castellammare di Stabia nel panorama del sistema produttivo regionale, come sottolinea il governatore Stefano Caldoro. Abbiamo aperto un tavolo col governo nazionale, è evidente la Fincantieri è un'impresa nazionale e quindi bisogna guardare al complesso generale delle politiche della cantieristica, però noi siamo interessati a difendere il nostro cantiere e quindi metteremo in campo anche le azioni regionali per la difesa non solo dei livelli occupazionali, ma della grande tradizione, della storica tradizione della cantieristica di Castellammare. Nell'ordine del giorno si chiede al Governo nazionale il varo di un piano di commesse pubbliche a partire dall'assegnazione dei due pattugliatori già annunciati e un pacchetto di incentivi per spingere gli armatori privati a costruire navi in Italia. Si impegna la Giunta a prevedere un adeguato piano di investimenti in ricerca e formazione per aumentare la competitività del cantiere stabiese. Si impegna il Presidente della Giunta regionale a sostenere nelle sedi competenti il varo di misure europee per avviare il cosiddetto processo di rottamazione delle navi. Ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio regionale Paolo Romano. L'appello del Presidente della Repubblica ha fatto sì che ci fosse più attenzione rispetto alla seduta odierna. Il Consiglio regionale penso che si sta ponendo come l'Assemblea che sta affrontando le cose in maniera concreta, in maniera forte. D'altronde l'impegno che sta mettendo